Ciao a tutti ragazzi, bentornati a un nuovo episodio di Quelli che. Oggi andremo a trattare un argomento che veramente fa molto incazzare. Quelli che quando parlano ti toccano. Oh, volevo dirti, ti ricordi l'altro giorno quando abbiamo parlato di... Ma ti ricordi quando abbiamo... Quando c'era quella macchina là in fondo? Ti ricordi quando abbiamo fatto... Ma c'era che te quando... Tocca e ti tocca, continua a toccare, tocca la spalla e ti toccano qua e poi ti toccano qua e ti parlo... Cristo, ma sta fermo con quelle cazzo di mani, porca miseria! Capisco quello che dici anche senza che mi tocchi! Sta fermo con quelle mani lì! Proprio come... Oh, ma mi ascolti? Cazzo, mi viene il callo, mi viene tra un po' alla spalla. Allora, vi sto raccontando questo perché non anni or sono, assolutamente, un po' di tempo fa, parlando, perché mi succedeva già quando ero più giovane, quando ero un ragazzino, con i miei amici mi toccava la spalla e ai tempi sopportavo un po', magari mentre parlavo con lui, no, faccia a faccia, mi spostavo leggermente di lato, così, sperando che i colpi andassero a vuoto, no? Io mentre mi giravo, si girava anche lui, così, di fronte a me, così, era una battaglia continua, sembrava di giocare a Star Wars con le mani. Un po' più distantino magari, parliamo belli distanti. No, perché mi dà fastidio che mi continui a toccare. Io non sono uno permaloso, neanche uno che se lo tocchi gli dà fastidio, c'è una botta sulla spalla, me la accetto volentieri, anche una pacca sulla spalla, così, in compagnia, va anche bene. Non è un problema, però questo insistere di toccare la spalla mentre uno parla fa girare i coglioni, almeno a me, poi non so voi. Ah no, perché io ti volevo spiegare che in quell'istante che tu hai fatto quel gesto, guarda che loro veramente ti volevano segnalare, no? Perché anche la coniglietta, per favore. Anche la coniglietta, no, ascoltami, ascolta, anche la coniglietta, ti fermi, cazzo!